Allora, grande richiesta dopo Uomini e Donne. È arrivato Uomini e Donne 2. Chiudiamo. E passiamo. No, non funziona. Quindi devo cliccare su Photoshop. Chiudiamo. Quindi Uomini e Donne. Noi di default, uomo e donna, vorremmo stare divisi uno dall'altro. Perché abbiamo teste diverse, abbiamo esigenze diverse, problemi diversi, eccetera, eccetera. Però la società in qualche modo rende questa quest'unione piacevole, accettabile, diciamo, fino a poco tempo fa, adesso non è più accettabile che l'uomo è cattivo adesso. Però ecco, prima la donna, pensando di fuggire ad una prima schiavitù, che era la famiglia dove era nata, accetta di andare da quest'altro individuo qua, l'uomo, pensando di liberarsi, ovviamente. Però, come ogni cosa, cioè non esiste la libertà, nel senso che o capiamo questa cosa qua, che la libertà non esiste, e per avere, siccome l'uomo deve convivere in comunità in qualche modo, perché l'uomo già quando nasce non è autosufficiente, noi non siamo lupi. Per dire, no? Però ci hanno messo in testa che noi possiamo stare da soli e farcela da soli, però c'è tutta una parte spirituale che va, se non è nutrita, e poi soffri. Però diciamo, la donna ha questa illusione che levandosi da, perché lo scopo nostro è la libertà sempre, no? Dell'uomo, no? Noi cerchiamo la libertà, non vogliamo essere dipendenti da nessuno, no? E quindi la donna, fino a ieri questo funzionava, adesso non passa per l'uomo per niente. Quindi la donna lascia la famiglia dove è nata e va dal... Vediamo un po' come si fa l'uomo, così, tipo. E può darsi che ho sbagliato questa forma, è tipo così, forse. Quindi nella nostra testa, quindi con la società, noi sogniamo e questa situazione poi che andiamo a trovare una volta che pensiamo di esserci liberati da una schiavitù che magari è la nostra famiglia, che ovviamente vediamo come schiavitù, che siamo piccoli, non maturi, no? E quindi vediamo, perché effettivamente, insomma, uno vorrebbe essere libero, no? Perché, insomma, è l'opposto di quello che fa lo Stato oggi, no? Che vuole curarsi di te, però troppe cure possono essere troppo strette, vanno strette, no? E quindi uno cerca di liberarsi e liberarsi e liberarsi, però non finisce mai. Non finisce mai. Quindi diciamo, noi cerchiamo la libertà. Vabbè, ripetiamo le cose perché sto cercando di resettare il mio cervello. Quindi la libertà si ha quando tu riesci a fare tutto da te, però non è possibile fare tutto da te. Abbiamo bisogno di questa cosa che, come dicevo, quando nasciamo, l'uomo nasce in comunità e già quando nasce ha bisogno di... Non siamo come gli animali che sono già indipendenti, dopo poche ore già riescono a camminare, a correre, a scappare dai pericoli, eccetera, eccetera. L'uomo, per qualche motivo, chi ci ha creato, ha fatto in modo che noi dobbiamo collaborare uno con l'altro. E solo tramite questa collaborazione possiamo completarci. E quindi, però, ovviamente a noi adesso chi ci controlla ha messo in testa che noi possiamo farcela da soli. Però non ci rendiamo conto che noi è come se ci manca qualcosa, sempre, no? E c'è gente che è malata di mente e riesce a stare benissimo da sola. Fino a lì va bene, ok. Però, tipo me, per esempio, sì, io ho sempre vissuto da solo, diciamo, però sento che manca qualcosa, diciamo. Però quando mi immagino proprio effettivamente come potrebbe essere la vita con un altro, con quest'altro sesso, non riesco a immaginarmela. Nel senso che io nella mia testa posso farmi una fantasia di come potrebbe, come mi hanno messo in testa, come potrebbe essere la vita con quest'altra persona, ma esiste questo ideale, questa cosa idealizzata che mi sono messo io in testa? In realtà, molto probabilmente no.
Quindi, cosa fare a quel punto? Stare da soli? Non è possibile stare da soli. Cioè, tu vorresti stare da solo, ma poi paghi le conseguenze a quella solitudine, diciamo, no? E, ma tu hai scelta, quindi tu cosa vorresti fare? Se dall'altra parte questo, cioè, fino a ieri questo sesso qua, no? Veniva da te perché, questo è Photoshop, va lento. Veniva da te perché pensava di scappare da un'altra schiavitù che era la famiglia sua, no? E si viene. Non funziona più. Non funziona più il Ctrl Z. Adesso sì. E veniva da te. Ma se adesso non ha nessun incentivo a metterti con te perché il sistema le dice che non c'è problema, non te lo do io il cibo, vieni a lavorare per me. Lavora per la Matrix, ti troviamo un posto per te, tu devi fare la mignotta lì al lavoro, devi fare cose che non ti va di fare, però poi non devi dipendere da quest'altro tiranno qui. Che fino a ieri, insomma, la gente stava bene insieme, per qualche trick mentale riuscivamo a vedere quella convivenza in modo positivo e si riusciva anche a stare tutta la vita insieme senza ammazzarci. Però per qualche motivo il trick mentale non funziona più, cioè di non vedere questa cosa come una tortura. E ci hanno messo in testa che possiamo stare da soli qua. Questo perché chi ci controlla ci vuole morti e sa benissimo che se noi siamo soli siamo morti. Perché piano piano non facciamo più, non diamo più la vita, non creiamo più altri esseri viventi. E questo è molto utile per quelli in alto perché stanno cercando in tutti i modi di farci capire che non ci servite più. Vi abbiamo messo in questa gabbia che si chiama città e vi abbiamo fatto fare quello che volevamo, però ci siamo resi conto che non ci servite. In realtà noi abbiamo i robot adesso che possono benissimo fare le cose che fate voi, senza problemi. Il robot. Questo è il robot. Quindi non ci servite più. E quindi vi abbiamo messo in testa. Ora, effettivamente, stando con un'altra persona, quali sono i pro? I pro sono che riempi quell'altra parte che non si vede, che è la parte spirituale, stando con quest'altra persona. Poi, quando tu fai l'uomo, tu sei diverso da quando sei singolo, nel senso che anche tu diventi, cambi ruolo. Prima eri un single e dopo diventi l'uomo. Essendo tu l'uomo, tu ti senti molto più forte perché tu devi anche farti vedere che sei forte perché c'è quest'altra donna qua che effettivamente è un po' più debole rispetto a te, anche fisicamente, diciamo. Qualcuno direbbe anche mentalmente, diciamo, però non cominciamo a fare Marcello il misogino. Ma io non dico mentalmente che la donna è più debole, però insomma, vi abbiamo dato tutta questa indipendenza, tutta questa roba qua, e vediamo insomma dove siamo finiti. Insomma, cioè, abbiamo dato tutta questa libertà, come la usate? Voi pensate di essere più furbi di chi per dire. Scrive nella Bibbia che noi dobbiamo stare insieme perché altrimenti finisce la vita. Ma voi pensate di essere più intelligenti di Dio e quindi dite: ma che cazzo mi frega, io posso con un dildo qua mi diverto da sola e andrà tutto bene. Posso andare a fare sesso con chi voglio, ovviamente quelli che hanno soldi perché altrimenti perdo la fonte di lavoro, diciamo, di sostentamento. Ah, che grande passo in avanti rispetto a quando stavi con il tuo uomo, che magari lavorava solo lui, solo sto tipo qua lavorava, tu dovevi stare in casa. Ah, che grande schiavitù che era, ma lui poteva fare quello che voleva con te. Ah, sì. Adesso sì che hai fatto un grande affare, hai fatto adesso. Quindi ti abbiamo lasciato la libertà, donna, dove ci hai portato? Qua ci hai portato, in questa merda qua. Quindi dicevo, quando l'uomo si mette con la donna, cambia, diventa più, sembra Hitler qua, diventa più forte perché deve
dimostrare, anche se dentro di lui magari lui non è forte, però quando appena messo in questo altro setting, che tu sei l'uomo della famiglia adesso, lui diventa più forte e tirerà fuori la cosa dai sassi pur di dartela il sostentamento. Farà di tutto. Nonostante noi adesso viviamo in uno stato di cattività, secondo me, perché l'uomo non produce più il proprio cibo. Qualcuno gli ha messo in testa che il cibo te lo dà la macchina, cioè la Matrix. E quindi lui deve trovare quello che è disponibile per lui. Quindi lavori, fai il fantozzi, però farà di tutto pur di farti avere da mangiare a te e anche ai bambini. Farà di tutto perché entra in quest'altra modalità. Io sono l'uomo della famiglia, quindi devo provvedere, no? Questo stato qua non è molto utile a quelli in alto che ci controllano, no? Perché tu in questa modalità qua, io sono l'uomo della famiglia, io devo provvedere per la mia famiglia, tu faresti di tutto per provvedere alla tua famiglia. Però siccome in questo caso, nel nostro caso, in cattività, tu faresti di tutto e addirittura anche ucciderti, anche prendere il succo magico pur di portare i soldini. Non ti rendi conto che nella Matrix, cioè nella gabbia, in cattività, hai soldi, cioè hai il sostentamento, solo se lavori per loro questi qua. Ma loro ti danno lavoro solo se distruggiamo noi stessi. E questo però ancora non è molto chiaro per l'uomo, perché è un po' stupido l'uomo, purtroppo. Quindi sì, io collego tutto col sistema, perché alla fine noi, l'uomo, è come la pianta, no? Che tu puoi creare il tuo mondo lì, ma se intorno a te è marcio, diciamo, cioè dobbiamo parlare anche del sistema, no? È come se tu metti una pianta nel deserto, non cresce. E noi in questo momento noi vogliamo crescere sotto un vulcano che sta fuoriuscendo lava e noi ci ostiniamo, ostia, a ostia, noi ostinandoci di vivere a ostia, cerchiamo di vivere nonostante ci troviamo nella merda più totale. E non capendo che noi dobbiamo uscire dalla lava lì. Perché tu non puoi lavorare per un altro, non puoi essere un salariato e aspettarti di essere indipendente. Perché lui è più furbo di te. Lui trova il modo di levarti questa, la donna, di levarti i soldi, se non fai quello che vuole lui, levarti i bambini, levarti la vita alla fine, se non fai quello che vuole lui. Quindi sei veramente, stai lavorando, sei veramente libero di fare quello che vuoi? No. Lui con la cultura. È tutto, e soprattutto col fatto che tu devi lavorare per lui, perché altrimenti non hai altri modi per tirare fuori i soldi. Modo onesto oggi non ce n'è di trovare fuori. Ah, ma dicevo, io scavo buche qua. Ma vedi un po' più dall'alto per chi sta scavando quelle buche e stanno costruendo magari un buco perché devono alzare un'antenna di quelle che ci sparano in testa, per dire. Oppure stai costruendo un grattacielo dove mostri che banchieri avranno gli uffici là in quel. Non si scappa. Oggi quei soldi, pezzi di carta che girano, sono loro, di questi qua. E quei pezzi di carta, e comunque tu dici io faccio un lavoro che non c'entra niente. Quei pezzi di carta, tu magari stai lavorando, mettiamo il caso che tu lavori, fai un lavoro che eticamente è giusto, però diciamo, quei soldi, è come se ti arrivano indirettamente per un lavoro che fai per un altro che ha preso quei soldi facendo la mignotta del sistema. Quindi anche se indirettamente tu stai facendo un lavoro buono, giusto, i soldini, almeno che quest'altra persona a te, invece di pagarti in soldi, ti paga dandoti un aiuto, una mano in un altro modo, ma non con i soldi,
Allora posso capire, però comunque sì, anche con l'aiuto, questa persona si regge in piedi, tutto si regge in piedi, ragazzi, perché ci sono questi soldi che sono i loro. Quindi non si scappa. Se tu vuoi la libertà, devi liberarti da questo mostro qua. Questa è la mia, è il succo di tutta questa cosa qua. Quindi uomini e donne, sì, sono partito da uomini e donne, l'ho ricollegato un altro lato con il sistema. Però di cosa vuoi parlare? Secondo me, io vedo la coppia per dire come una pianta qua. Se intorno a questa pianta tu ti vuoi illudere che puoi stare nella tua bolla e lavorando per il sistema per anni e anni non avrà nessun effetto, tu dici: ma io penso a me stesso, basta che prendi i soldi. Ecco dove ci ha portato questo pensare solo, ma tanto io prendo i soldi, ma tanto che cazzo succede? Tanto questi mica ce la faranno fuori subito. Certo, intanto dal 2021 per lavorare devi prenderti il succo magico, che non hai idea di quello che può farti, pecorella. Quindi, uomini e donne. Uomini e donne, sì, possiamo entrare in altri tipi di dettagli, ma questa è la cosa, ecco. Certo, a un certo punto tu diventerai anche vecchio, no? Per quanto noi possiamo dire: ah, oh, che brutto questo modo così di vivere, oh, sempre con la stessa persona, eh? Però tipo, chi per dire ha scritto la Bibbia non è stupido. Sa che se tu cambi il partner, di continuo, poi vivrai da solo come un cane. E sai benissimo che l'altra persona non ti ama veramente. Invece se stai con una persona, beh, è diverso. Quella persona magari si affeziona a te, si passate le difficoltà insieme, eccetera, eccetera. E dareste quasi quasi in certi casi anche la vita per l'uno per difendere l'altro, no? E cosa che se fai una vita spericolata, sesso, scopa con uno, scopa con l'altro. Non avrai mai, nessuno ti. E questa cosa qua si sente. Noi abbiamo due serbatoi, cioè lo serbatoio materiale e il serbatoio spirituale. Avere qualcuno quando sei solo, in momenti di difficoltà per dire, cioè avere questo serbatoio qua spirituale pieno, è molto utile, perché tu puoi avere pieno il serbatoio materiale, ma se questo qua è vuoto, stai da solo come un cane. Tu muori dentro piano piano. Questa è la forza che dà l'essere insieme, diciamo, a un'altra persona, possibilmente l'altro sesso. Poi, se a te ti piace lo stesso sesso, va bene lo stesso. Non sarò io a giudicarti. Però ecco, quindi c'è da capire che l'uomo ha due serbatoi dietro qua come il palombaro, no? Palombaro si dice quello che va, il sub, che, ecco, ossigeno, due, questo materiale, che è il cibo, che tu pensi che basta avere questo pieno e stai a posto, però loro ti hanno svuotato, cioè il sistema, questi qua, ti svuotano di questa parte, di questa altra serbatoio qua, che è il serbatoio spirituale. Quindi, serbatoio spirituale, molto importante. Il serbatoio spirituale te lo dà questa persona, magari vorrei ricordare questo, diciamo. A qualcuno riesce a riempire questa bomboletta con un cane che abbaia adesso? Ma se sei un animale, diciamo, riesci a farti riempire la bomboletta spirituale con un cane? Bene, a me mi sembra un po' poco, diciamo, però c'è gente che riesce a riempirla con un cane. Sì, è qualcosa, però diciamo che non è la stessa cosa che avere una persona magari che ti può dare un'idea, potete crescere insieme, addirittura potete dare vita. Col cane, nonostante qualcuna si diverta a fare anche quelle cose là col cane, ma non avrai mai il piacere che può darti. Creando un altro essere vivente, diciamo. E poi quando creiamo un altro essere vivente diventiamo anche più maturi perché dobbiamo
cioè entriamo in un'ulteriore modalità, che non è solo padre, non è solo, diciamo, il partner, diciamo, ma c'è il creatore diventi, no? E quindi devi essere, e questo cresce mentalmente, diventi anche più maturo, perché la gente oggi, i giovani oggi sono dei coglioni totali, perché sono soli, sono dei dementi totali. Invece se hai un bambino anche, per dire, questo ti rende, perché devi, so, ti immedesimi. E io mi ricordo che sentii questa cosa che mi è piaciuta, che Dio ha voluto darci la stessa cosa che ha lui, cioè il potere di creare la vita, proprio per farci capire il vero amore, no? Che si ha quando cresci un altro essere vivente. Che dicono che è un amore indescrivibile. E con queste belle parole chiudiamo. Spero che vi sia piaciuto Uomini e Donne 2.